Una delegazione di commercianti del centro storico, titolari di bar e pub in particolar modo, questa mattina nell'aula consiliare di Palazzo San Francesco ha incontrato l'assessore al ramo Linda Dall'Olio ed il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio per cercare una soluzione condivisa agli innumerevoli problemi che attanagliano la categoria. E siamo venuti a chiedere questo incontro col sindaco perché le piccole e microimprese, che sono il punto di forza dell'economia di questa città, soffrono, sono in sofferenza al di là dell'emergenza Covid, con problemi che non riguardano solo questo periodo, ma che sono storici. E quindi siamo qui per chiedere al sindaco degli interventi e un supporto a queste piccole attività, che animano la vita di questo paese e che reggono l'economia di questo paese, considerando che sono ben oltre il 90% delle attività della città di Isernia e che hanno delle difficoltà di tipo oggettivo, e siamo qui per chiedere al sindaco un supporto e un aiuto per queste imprese. Comunque il nuovo DPCM, particolarmente stringente rispetto alle attività che somministrano cibo e bevande, supera l'ordinanza sindacale e, se possibile, la inasprisce. Rispetto alle istanze degli esercenti, non previste nel DPCM, l'assessore Linda Dall'Olio ha assicurato che l'amministrazione comunale farà il possibile per affrontare le varie problematiche, pur cercando un punto d'equilibrio con le necessità dei residenti, che hanno già presentato innumerevoli esposti contro la cosiddetta movida. A tal proposito, gli esercenti hanno offerto al comune alcune possibili soluzioni. Innanzitutto le attività commerciali che risiedono e che stanno soprattutto nel centro storico hanno difficoltà con lo smaltimento dei rifiuti, con il problema della musica che deve essere interrotta giustamente a un certo orario, ma che viene proibita da questa amministrazione, comunale, con la possibilità di poter usare il vetro al di fuori dei locali, con l'accesso ai bagni pubblici che sono praticamente non fruibili, e con altre cose che spiegheremo in maniera più dettagliata al sindaco.